Siamo qui con Angiolino Maule e con lui ripercorriamo un po' quello che è stata anche un po' la nostra amicizia, Angiolino, perché ci siamo conosciuti diversi anni fa alla PECA, circa 10, è passato un po' di tempo, quando forse questo movimento di Vinatur, dei vini naturali, era agli albori. E se ne parlava, però sembravate, come dire, dei cospiratori, dei carbonari, sì, in qualche modo. Rivoluzionari, erano battezzati come rivoluzionari. Esatto. Adesso invece il movimento è consolidato, i vini naturali sono, come dire, possiamo dirlo anche in inglese, un brand, nel senso che sono una collocazione importante nelle carte dei vini, nei gusti dei consumatori, e questa manifestazione è diventata un punto di riferimento. Oggi qui c'è, direi, un... Come si dice? Flusso, sì, di persone, però la cosa bella importante è che stiamo esportando Made in Italy di alta classe, che vuol dire stiamo esportando vini sì naturali che non hanno impatto ambientale, e un americano ne frega nulla dell'impatto ambientale che si fa in Italia, però ne frega tantissimo che siano vini salubri, equilibrati, che possono durare negli anni e che siano piacevoli. Quindi in qualche modo siamo riusciti a passare da una fase appunto embrionale in cui i vini certe volte erano sicuramente naturali ma magari non molto piacevoli, certo. Adesso una fase in cui abbiamo tolto tutte queste spigolature, sì, e riusciamo a avere dei vini appunto che non fanno male, dove non vengono utilizzati procedimenti particolari in vigna e che sono di ottima piacevolezza. Nel 2006 siamo riusciti a coinvolgere il mondo scientifico, a lavorare per i contadini, abbiamo capito qualcosa in più, non si finisce mai di capire tutto logicamente, però abbiamo capito qualcosa in più su come fare una buona viticoltura, che sia da non perdere il prodotto, e una buona enologia. Oggi possiamo affermare, facciamo un vino senza comprare nulla che arriva dall'esterno, che vuol dire fare con quello che trovo in cantina, utilizzare i lieviti di cantina, i lieviti dell'uva, e utilizzare la fecia come antiossidante, come stabilizzante dei aromi, e poter andare in bottiglia con vino che non si è comprato nulla per fare il vino. Tu sicuramente hai tante cariche, sarai presidente di tantissime cose, no. Sei il motore di questa rivoluzione e hai anche una tua azienda. Sì, c'è un'azienda della Biancara che abbiamo 18 ettari, produciamo circa 100.000 bottiglie, facilmente piazzate il mercato che sta andando a gonfie vele. Stiamo lavorando con Vinatur per creare un marchio che sia un marchio affidabile, in modo che attiriamo importatori del mondo e garantiamo il mercato per i giovani che iniziano a fare il mestiere nostro. Quindi il nostro prossimo approccio appuntamento è a casa tua, nella tua azienda. Bene. Per far vedere ai nostri spettatori come le parole sono anche fatte. Fatti, esatto, quando volete. Grazie ancora Angiolino, buon lavoro.